La votazione è chiusa. Presenti 36, votanti 36, favorevoli 36, la legge è approvata all'unanimità. Il governo regionale sostiene il no, ma l'Aula vota compatta per il sì. Andando oltre le divisioni tra maggioranza e opposizione, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio la proroga fino al 31 dicembre 2022 del piano casa. Ma non è tutto oro quello che luccica, perché il governo regionale era contrario a questa risoluzione. La polemica infatti si è accesa perché né il presidente Michele Emiliano né l'assessore all'urbanistica Anna Grazia Maraschio si sono presentati in aula e, in disaccordo con il testo di legge e i suoi emendamenti, hanno fatto dare parere negativo dal governo. Con un emendamento a firma del consigliere del PD Fabiano Amati sono state apportate modifiche alla legge regionale in materia di recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e di aree pubbliche non autorizzate. Una proroga dunque che unisce maggioranza e opposizione, ma che pone le condizioni, secondo la Lega Puglia, per le dimissioni dell'assessore Maraschio. Io credo che le dimissioni della Maraschio dovrebbero essere conseguenziali a questo suo modo di concepire l'urbanistica, di concepire l'assetto del territorio e di concepire lo sviluppo della nostra regione. Quindi io credo, e lo dico qui ufficialmente, lo chiederemo anche in altre sedi, che le dimissioni dell'assessore Arramo siano conseguenziali al voto dell'Aula. Nessuna risposta al momento da parte dell'assessore, ma c'è da scommetterci, la polemica non finirà qui.